Come è nato lo spettacolo? Lo spettacolo è nato da un'esigenza. Avevo lavorato su un progetto per un anno e mezzo che era ambientato in un luogo buio e cupo. Quindi il primo desiderio è stato: cerchiamo un luogo luminoso e desolato. Niente di più luminoso e desolato che l'Antartide in quei pochi mesi di luce che ha. Quindi ho cominciato a cercare storie. Il Wall Street Journal pubblicò all'epoca una classifica dei più grandi condottieri di tutti i tempi. Primo posto Giulio Cesare, secondo posto Napoleone, terzo posto Shackleton. Io non ne avevo mai sentito parlare, quindi mi sono informato. Soprattutto perché in calce a quel lungo articolo c'erano dei dati squisitamente tecnici, ovvero quante persone ognuno di questi grandi condottieri aveva guidato nell'arco della sua carriera. Ebbene, i numeri di Cesare e Napoleone avevano tanti zeri. Quello di Shackleton indicava 28. Successi e conquiste, una lista incredibile per i primi due, nessuna per il terzo. Ora, il fatto che un uomo che aveva condotto un equipaggio così piccolo e che non era riuscito a raggiungere ufficialmente l'obiettivo prefissato fosse inserito in quella classifica, era uno stimolo troppo grande per non indagare. Quindi abbiamo scritto al Dulwich College di Londra. Il Dulwich College, che è la scuola che Shackleton ha frequentato fin da ragazzo, ha al suo interno oggi la James Caird Society, la società che si occupa della memoria e dell'archivio storico di tutti i viaggi di Shackleton. Io gli scrivevo dall'Italia, ero un giovanissimo teatrante, pressoché sconosciuto. In 10 giorni ricevetti a casa 28 riproduzioni anastatiche dei diari di quella spedizione. Sono stato molto fortunato, molto molto fortunato, perché ho avuto il privilegio di incontrare degli straordinari professionisti e artigiani di questa professione. A 18 anni lavoravo in Toscana con Grotowski, a 20 anni ero con Necrosius alla Biennale, facevo training con Danio Manfredini negli spazi occupati della nostra Milano, quindi ho avuto veramente il privilegio di stare vicino ad anime straordinariamente sensibili e diversissime l'una dall'altra. Per questo anche il tipo di teatro che oggi faccio è un insieme di vettori, spinte ed esigenze molto diverse tra di loro. E mi piace raccontare storie, insieme ai musicisti che mi seguono. Storie spesso nascoste, dimenticate, polverose, che in qualche maniera la storiografia ufficiale ha cancellato. Ma insieme al piacere di raccontare delle storie c'è tutta un'altra parte di lavoro che porto avanti, che è un teatro squisitamente fisico. Pochissima parola, tanti attori in scena, grande azione, ed è un teatro che mira ad essere non proprio naturalistico, ma più vicino a una forma di realismo poetico. Insieme all'attività produttiva, organizzativa, ho il piacere di insegnare, ed è una cosa che mi piace tantissimo, è una cosa che faccio da tanto tempo. Ho insegnato quasi 20 anni all'Accademia dei Filodrammatici, poi sono stato all'Accademia Teatrale Veneta, ora sono in Paolo Grassi, prima al corso di recitazione, ora seguo insieme ad alcuni colleghi il corso di regia e accompagno gli studenti al diploma facendogli da tutor. Insegnare è il modo più sano, stimolante e ricco che sono riuscito a trovare per continuare a crescere, per continuare a pormi delle domande, trovare delle risposte il più velocemente possibile, spostando da un aspetto più squisitamente teorico ad uno pratico, il fare, e quindi cercare di tradurre sempre in un problema estremamente concreto tutto quello che poi possiamo cercare di far galleggiare o volare sopra le assi di un palcoscenico. E l'incontro con i ragazzi, con le loro pulsioni, in un momento come questo in particolare,
che si sia in un liceo, in una scuola elementare, in un'accademia altamente qualificata come la Paolo Grassi, c'è un tale bisogno di ricostruire una capacità di porre delle domande, cercare le risposte, darsi il tempo per trovarle e permettersi di sbagliare. E la pedagogia teatrale, quando lavora nella direzione giusta, riconcilia lo studente con la possibilità di sbagliare, che è così lontana invece da tutto il sistema scolastico, quello dell'obbligo, che abbiamo almeno tutti frequentato. Quindi l'errore come unico strumento di apprendimento in una dimensione collettiva dove non faccio a spallate per essere davanti, ma insieme agli altri costruisco qualcosa per arrivare dove vorrei arrivare.